بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين. Falënderimi të kohëve të Allahu, paqja dhe bekimi të Zotit qoftë mbi pejgamberin Muhammedin alayhi salatu wasalam dhe mbi gjithë ata që kanë ndjekur e ndjekin do ta ndjekin atë deri në ditën e gjykimit. Çështë drejta në mbledhjen e fundit jemi mbledhur me kryesinë dhe duke vafruar muaj Ramazanit, ishte e nevojshme për të rindezur pak të spit këtë muaj dhe menduar për bërë një tribun
pasi kishin kaluar disa muaj që atmosfera e tribunës nuk ishte ndjerë në xhamin tonë. Për sot kemi ftuar ospiti shumë të rëndësishëm, special, që inshallah me ndërmjetësimin e tyre, me të folurën e tyre, do kemi dobi gjithsesi për ne. Përpara se të ftojmë Hoxhën e nderuar Abdul Besir Neziri, imam nga Ancona, për na lexuar disa vargje nga Kurani famëlar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم سفيرين Mbrëmjen e sotme nisim me kryetarin e shoqatës Altin Barakë për bërë një përshëndetje të shkurtër për sa i përket aktivitetet e shoqatës, për sa i përket nismave, për sa i përket projekteve, deri ku kanë arritur, e ftojmë Altin Barakë inshallah. Bismillahirrahmanirrahim. Në shkurtim ish një përshëndetje, sa për t'i uruar mirë se ardhjen, mysafirëve të nderuar, së pari myftiut të Shkupit, i cili ka lënë angazhimet e tia të shumta për të bërë pjesë e këtij tubimi, Zoti i shpërblet në të mira. I përshëndes dhe uroj mirë se ardhjen gjithashtu Hamza Pikardos dhe Hoxhës së nderuar e shatit, Hoxhës në Ancona Abdul Besirit, i cili me zërin e tij të ëmbël na kënaqi, Hoxhës Salihut dhe të gjithë juve që jeni pjesëmarrës të kësaj mbrëmjeje. Ndoshta vllau Erisi e bëri një lapsus sepse ne kryetarin e kemi për momentin në Zvicër. Kështu që edhe salla, edhe xhamati jon e ndjen atë largimin e një pjese për shkak të punës, për shkak të shumë rrethanave që po ikin prej këtij vendi. Megjithatë, për sa kohë ne jemi këtu, e kemi për detyrë të kontribuojmë. Dhe nuk ka rëndësi sa është numri i komunitetit. A shkon duke u rritur, apo shkon duke u zvogluar, a vinë më shumë se sa ikin njerëz, apo ikin më shumë. Kjo ka pak rëndësi, e rëndësishme është se cili prej nesh e jep një kontribut, e mbjell një fidan, e bën detyrën e vetë. Kështu me këtë tribun kemi dashur si herë të tjera, të, si që tha vllau Erisi, të rifreskojmë imanin, jemi dhe në pragun e Ramazanit, dhe të jetojmë bashkërisht këto momente të këndshme dhe të bukura, pasi janë këto që mbeten në fund të fundit dhe janë këto që kanë vlerë, duke pasur këtu edhe fëmijët tanë, të cilët do të rriten me këto ambiente të xhamive, të tribunave, të fjalës së Allahut xhaleshanu ku përmendet ajo. Inshallah te këto ka vetëm se hajër dhe vetëm se mirësi. E mbyll, Zoti ju shpërbleft edhe një herë të gjithëve dhe inshallah të kaloni një mbrëmje sa më të bukur në përkujtimin e Zotit. Adesso arriviamo nell'argomento
per l'incontro pubblico di stasera. Abbiamo titolato questo argomento, questa tribuna, Musulmani in Europa, diritti e doveri. Cosa significa? I musulmani che crescono, che nascono qua, che vivono qua, che contribuiscono qua. Per stasera, cominciare, abbiamo un ospite speciale, traduttore del Corano, editore della Hikmah, è uno dei pilastri per i musulmani da anni in Italia, un vero gladiatore nel dibattito pubblico, e non è quello che Hamza Roberto Picardo, lo invita, inshallah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulullah. Cari fratelli e care sorelle, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Prima di tutto un ringraziamento sentito ai fratelli che mi hanno dato la possibilità di essere qui oggi con voi, perché quando noi camminiamo sulla via di Dio, niente di meglio possiamo fare. Speriamo che Allah accetti la nostra intenzione e perdoni i nostri limiti e i nostri peccati. Oggi parlavo, come sempre succede con i fratelli, sui problemi che abbiamo noi come comunità e soprattutto la nostra mancanza di unità. E questo è un problema serio, però se continuiamo a piangere sul problema della mancanza non risolviamo mai il problema della mancanza. E allora io credo che sia necessario che noi abbiamo molto chiaro qual è la nostra responsabilità in questo paese. La maggior parte di voi sono venuti da un paese diverso, hanno una cultura diversa. Qualcuno di noi ha questa cultura, i vostri figli avranno questa cultura insieme con quella d'origine, e tuttavia noi tutti quanti insieme possiamo fare delle cose e assolvere alla ragione fondamentale per cui Allah ci ha creati dopo quella principale, che è quella di essere adoratori suoi, e cioè quella di essere khulafa fil ard, vicari in qualche maniera di Allah subhanahu wa ta'ala sulla terra. Ebbene, quando noi pensiamo alla nostra debolezza, alla nostra insufficienza, la nostra incapacità, ci spaventiamo di fronte a una cosa così grande, perché se leggiamo il Corano al Karim, nella Surat al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala, quando decide di creare nostro padre Adam, discute con gli angeli, ed è un momento importante, perché Allah discute con gli angeli e sembra quasi che gli angeli lo contestino. Dice: ma come? Dopo che lui ha detto metterò un califa sulla terra, loro gli dicono: ma come, metterai qualcuno che spargerà il sangue, la corruzione sulla terra? Allah subhanahu wa ta'ala dice: io so quello che voi non sapete. E cioè cosa? E cioè che l'uomo, noi, l'umanità, siamo capaci di delitti atroci, ma siamo capaci anche di un bene enorme. E questo bene noi lo facciamo quando noi ci poniamo nei confronti della nostra responsabilità verso il creato, così come Allah subhanahu wa ta'ala ci insegna attraverso i suoi libri e i suoi inviati, che Dio pace su tutti loro. Ebbene, noi viviamo qua in un paese dove, nonostante le nostre lamentele continue, perché siamo gente che si lamenta, purtroppo, viviamo in un paese che ci permette di essere quello che siamo, con qualche difficoltà a volte, evidentemente. Cosa vogliamo, andare in paradiso gratis? Non esiste proprio. Se non avessimo nessuna difficoltà, visto che abbiamo acqua da bere, abbiamo da mangiare, ci vestiamo come vogliamo, ci scaldiamo d'inverno, ci rinfreschiamo d'estate, nessuno ci bombarda, nessuno ci tortura. E allora dice: ma quegli altri che sono torturati, non hanno acqua da bere, non hanno da mangiare, cosa vuol dire, che Dio ama più noi che loro? No. Noi abbiamo un problema che è tutto nafsi, psicologico. Abbiamo un problema tra noi, tra le comunità, tra i fratelli, abbiamo un problema tra marito e moglie, abbiamo un problema tra genitori e figli, abbiamo un problema tra fratelli e sorelle. Questa è la nostra sfida.
che può essere anche molto dolorosa, evidentemente, però rispetto alla prova che hanno gli altri nel mondo, sicuramente non è così pesante. Noi siamo qua in questo paese, ognuno è venuto per ragioni diverse, la maggior parte dei nostri fratelli e sorelle che sono venuti da paesi diversi, dal Nord Africa, dai Balcani, dall'Africa, dal sud-est asiatico, dall'India, dal Pakistan, sono venuti in realtà per migliorare la loro condizione, quella delle loro famiglie, dare un futuro migliore. Però c'è un disegno di Dio che è più grande. Quando io sono entrato nell'Islam e ho cominciato a pregare, a rapportarmi con la comunità, ci ho messo 9 anni, dal 75 all'84, perché in quel periodo lì non conoscevo praticamente nessun musulmano, non c'erano libri, non c'era niente, non sapevo neanche quando cominciava esattamente Ramadan, quando finiva, quando incontravo qualcuno con un tappeto sulle spalle che andava in giro a vendere, gli chiedevo a lui. Ebbene, dal 1984 c'erano 12 luoghi di culto in Italia, adesso sono più di 1000. E allora non vedere in questo un disegno di Allah Subhanahu wa Ta'ala nei confronti di questo paese mi sembra che sia una miopia, anzi una cecità assoluta. Allah Subhanahu wa Ta'ala ci ha messo qua nel suo disegno per testimoniare. Non ci ha messo qua per conquistare, non ci ha messo qua per convertire, ci ha messo qua per testimoniare. Testimoniare cosa? Testimoniare la fede in Lui, nell'azione positiva nei confronti del mondo in cui viviamo, nei confronti dei nostri vicini, i nostri compagni di lavoro, i nostri compagni di scuola, i nostri amici. Testimoniare cosa? Testimoniare fondamentalmente la nostra etica, perché la fede è un passo successivo. Mi piace citare una frase di Omar ibn Khattab, che Dio sia soddisfatto di lui, quando disse: invitate all'Islam la gente in silenzio. E allora gli chiesero: come in silenzio, ya Amir al-Mu'minin? E lui rispose: con il vostro buon carattere. E adesso vi racconto una storia, che Dio mi perdoni, non voglio parlare di me, però è bella perché mi è successa ieri. Io abito in un posto dove ci sono una proprietà grande, ci sono diverse case, e la padrona di tutta questa proprietà, c'è una bella villa, poi ci sono diverse costruzioni, abita in una casa di quelle delle sue. L'ho incontrata ieri, mi dice: sto raccogliendo le fave, ne vuoi un po'? Dico: sì, le prendo volentieri, mi piacciono. Mi dice: senti, io vorrei chiederti un favore. Dico: volentieri. Mi dice: quando c'hai tempo una volta, mi spieghi un po' l'Islam? Dico: volentieri, quando vuoi, non c'è problema, basta che mi dici, io sono qua, ci mettiamo d'accordo, lei abita a 20 metri da casa mia. Dice: no, perché sai, sentiamo parlare tanto dell'Islam sempre in maniera negativa, però io conosco te che sei musulmano e non mi sembri una persona negativa. Staffrullah, non voglio parlare di me, parlo l'esempio, cosa vuol dire questa frase di Omar ibn Khattab. Dice: anzi, io quando parlo con la gente mi dice: oh, ma come, quello lì abita da te? Perché a Imperia è un posto piccolo, sono conosciuto, tanta gente, sapete come la stampa, le cose, eccetera. E lei mi ha detto, io gli dico: guardate, è il migliore inquilino che io abbia. Dice: ma non te lo dico perché tu paghi l'affitto regolarmente, te lo dico per il modo in cui sei. Staffrullah, non voglio, veramente, Dio mi perdoni, non voglio parlare di me. Voglio parlare come l'esempio personale, senza aver detto una parola sull'Islam. In 3 anni che abiti in quella casa, ecco che quella persona si avvicina, vuole sapere almeno dell'Islam soltanto perché c'è stato un comportamento corretto. Ecco cosa siamo qua a fare noi, nel nostro lavoro, a scuola quando siamo studenti, ovunque noi siamo, per la strada, quando guidiamo la macchina, quando siamo sull'autobus. Ecco cosa siamo noi. Noi siamo testimoni della nostra fede. E noi ci lamentiamo perché ogni volta che succede qualche cosa brutta, un attentato, la gente se la piglia con l'Islam in generale.